Eccoci qua, buon pomeriggio amici. Ci sei Sofia? Sei sì, pronta? Sto facendo così però non mi vede mai. Mo ve lo dico io, Sofia ha assaggiato già questa ricetta che adesso andremo a fare. Com'è? Buona. Oh, c'è un telefono che suona. Arrivo? Arriva. Ok, allora, ecco, tutto a posto. Ok, devi togliere la sonneria perché mi sono dimenticata. Stavo dicendo, è molto buono. Allora, cosa andremo a cucinare insieme, amici, oggi con voi? Allora, un pan brioche a mo' di strudel. Ripieno, è un rustico ripieno. Quanto pesa? E anche il piatto, che è importante. È molto buono, saporito e come avevo detto nelle stories e sulla pagina Telecucina, è un ottimo aperitivo. Dovrete solo aspettare il tempo di lievitazione perché c'è il lievito di birra, può essere anche fatto con lievito madre deve e fino al raddoppio. Ora vi faccio vedere, questo l'ho impastato alle 2 di oggi pomeriggio, anzi è pure troppo. Si è gonfiata. Si è gonfiato il tappo ed eccolo qua, lo apro con voi. No, aprilo tu, vai. Mi è venuto tutto il profumo. Adesso vi do la ricetta. Noi ci siamo portati avanti perché altrimenti poi non sarebbe stato possibile. Cioè, guardate, è tipo una nuvola. Devi far vedere sotto, però, guarda, l'alveolatura. E anche l'olio. Allora, come l'abbiamo fatto, amici? Abbiamo impastato 500 g di farina. Io in questo caso ho utilizzato la farina di tipo 1, ma va bene anche la 0. Oppure potete anche fare metà integrale e metà 0. Fallo vedere bene però, Sofia, questo qua. Ok. Quindi 500 g di farina per l'impasto, poi circa 250 ml di latte, è un impasto al latte, due tuorli d'uovo, un cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino di sale, circa 50 ml di olio e lievito di birra, una bustina, lievito liofilizzato. Lo facciamo lievitare per bene e poi lo sbattasciamo sulla farina. Oh, mamma mia. Allora, lo mettiamo qui. Diciamo. E io direi di fare così, Sofia, lo divido a metà. Perché sennò troppo diventa tipo un filone grande. Facciamo un po' per volta. Dov'è il tappo? Ancora. Un filone grande che... Sofia, tu dici che cosa, come lo andremo a farcire? Allora... Fai vedere, allora. Noi vi diamo un'idea, Poi sono spinaci? Sono gli spinaci che ho mangiato oggi. Ripassati in padella. Mi sono pure sporcata. Le olive tajas, che è quelle che mi piacciono tantissimo, cioè sono buonissime. Sono un po' amarognole, però sono buone. Le melanzane, come le fate? Allora, le melanzane, ho preso una melanzana in questo caso, l'ho tagliata a cubetti. Aspetta, dobbiamo fare una forma rettangolare. L'ho tagliata a cubetti e l'ho messa su linea che fa la... Allora, c'è la linea un po' ballerina oggi. Allora, cosa facciamo? Stavo dicendo, le melanzane a funghetto, molto semplice. Tagliamo la melanzana dopo averla pulita, lavata. La mettiamo sotto sale per circa 15 minuti, così toglie un po' dell'amarognolo, strizziamo e ripassiamo in padella con aglio, olio, origano, un po' di basilico se vi va, e poi aggiungiamo un po' di salsa di pomodoro o pomodorini freschi. Allora, aspetta Sofia, facciamo così, prima con le manine. Facciamo la forma. Allora, io che cosa però ho abbinato? Le melanzane con le olive taggiasche, ok? E gli spinaci con prosciutto crudo e formaggio a fette. Fontina ed Hammer, quello che più vi piace, amici. Invece questo qui che abbiamo fatto già, abbiamo messo della ricotta, poi abbiamo messo prosciutto cotto e verdurine, sempre spinaci. Ci abbiamo fatto un po' misti. L'ho assaggiato io prima, quindi vi assicuro che è buono. Che faremo un bel aperitivo. Che preparate di buono, Deborah? Allora, noi stiamo preparando... Vai, Sofia, questo lo devi tenere con te, così lo facciamo vedere. Un pan brioche. Un pan brioche tipo strudel. Bravissima. Vi faccio vedere bene. Ora lo vado a stendere. Eccolo qua. Lo abbiamo impastato con 500 g di farina, due tuorli d'uovo, circa 250 ml di latte, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, circa 50 ml di olio, extravergine d'oliva, mi raccomando, e poi lievito di birra. Pesa. Una bustina liofilizzata. Lo terrò così perché pesa. Eh sì, è bello ricco. Piatto ricco, amici ricco. Questa battuta è vecchia, potrei anche cambiare battuta ogni tanto. So fare di meglio. So fare di meglio. Ok. Altrimenti poi... Posso farcirlo io dopo? Certo. Allarghiamolo bene. Così facciamo un rettangolo, giusto? Stava cadendo il mattarello, stava andando per conto suo, poi si è fermato. Dove vai? Vieni qua che ci senti. Perché se non andava facevamo... Wow!
Pua! Piano, piano. Pua! Vai, Sofì, allora, come la vuoi farcire? Prima con le melanzane? Allora, io vorrei fare così. Prima formaggio. Ah, sì. No. Prima faccio così. No, prima meglio il formaggio, perché sennò si bagna la pasta. Sì, giusto. Avevo fatto bene prima del formaggio, così. Scusa se ti correggo. No, non ti preoccupare, anzi, meglio, perché sennò faccio un casino. Impariamo insieme. Caso. Io ne metto 4. Va bene. In caso posso fare anche così. Ce la faccio. Facciamo un puzzle. Un puzzle. Amici, sì. Come state? Che bello stare insieme. Ok, ora mettiamo gli spinaci. Mettiamo gli spinaci. Poi, questo qui è buonissimo anche, cari amici. Non so se mi avete seguito durante il lockdown. Abbiamo fatto una ricetta buonissima di una pasta al vino, una torta. Anzi, erano delle mini tortine, mi correggo. E farcite con cipolla di Tropea e tonno. Quindi qui ci starebbe benissimo anche un ripieno tipo cipolla e tonno. La cipolla ripassata in padella così si addolcisce. Ok, possiamo anche mettere un po' di zucchero così la caramelliamo, sapore. Ok. Mi ha fatto male il piede, scusami. Non ti preoccupare. Ok, poi cos'altro potrei mettere? Abbiamo detto questo. Il prosciutto crudo. Il prosciutto crudo. Aiuto. Poi stendiamo anche l'altro e facciamo un altro ripieno. Io però lo voglio assaggiare in diretta con voi, mi sacrifico. Eccolo qua. Questo abbiamo detto verdure, ricotta e prosciutto cotto. Io devo assaggiare, sono la cuoca. Mi sembra? Vabbè, che mangi solo tu. No! Un assaggino. Non assaggiare anche questo, è buono. Buono. Poi? E le olive. No, le olive sono per quello. No. Allora, basta così, perché sennò dopo il prone fa... Wow! Okay. Poi facciamo, guarda. Arrotoliamo. Io faccio sempre così. Come fai alla fine dell'uovo? No, tranquilla. Bravissima. Qui mi cadi proprio il fagiolo. Ora, questo qui. Dobbiamo spennellare l'uovo. Questo è l'uovo. Non spennelliamo l'uovo, spennelliamo. Sì. Spennelliamo l'uovo. Però facciamo. Sulla treccia. Allora, rullo di tamburi. Ce la faccio. Aspetta, però non so bene. Ci deve andare quell'altro. Allora, tu intanto spennella questo. Ah, forse mi avete un'idea. No, ci devo mettere quell'altro. L'altro pan brioche rustico. Sì, io l'ho coperto perché. Mamma, come hai messo la pellicola? Ah, ecco. Allora, sono io che girato non... bene. Sono io che non so aprire la pellicola. Ecco. Allora, tu spennella questo. Questo qua cuocerà per circa 30-35 minuti a 180 gradi. This is steady. Ok, allora qui, come potete vedere, ho messo un tuorlo d'uovo con un goccino di latte. Spennelliamo e otterremo questo bel colore, cari amici. Ok? Lucido. Profumato e buono. Basta, toglietemelo perché sennò me lo finisco e non va. Però è bella la misoneria, vero? Molto bella. Ok. Allora, amici. Sembra buonissimo, non l'ho mai fatto così. Mi stai facendo venire fame. Oh, yeah. Mamma mia, sapessi io che fame. Ho preso il caffè. Oh, aspetta. Questo. Un rettangolo, eh? Rettangolo. Allora, facciamo come prima. Ripetiamo che cosa abbiamo messo nell'impasto lievitato. 500 g di farina tipo 1 o tipo 0. Circa 250 ml di latte, per amici. Un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, circa 50 ml di olio, mi raccomando extravergine di oliva, perché è proprio lì la sua particolarità. E poi che cosa abbiamo detto? Una bustina di lievito liofilizzato. E poi che ci manca, Sofia? Due tuorli d'uovo, è una pasta brioche, c'è l'uovo. Non ho detto ancora devastante. Devastante. buono. Allora, aspetta che lo stendiamo a circa, non saprei, 4-5 mm, Sofia? Sì. Devastante. Occhio croce. Ok, ora facciamo la seconda marcia. Yeah. Anzi, la terza, perché abbiamo detto questo qui che vedete, che ho fatto prima della diretta, è con prosciutto cotto, spinaci ripassati in padella con olio e aglio e ricotta. Poi ne abbiamo fatto un altro, io faccio un recap della ricetta perché è giusto, ne abbiamo fatto un altro con formaggio tipo Edamer, fontina, quello che più vi piace, prosciutto crudo. E poi basta. Oh no, spinaci sempre.
Le ora in quest'altro mettiamo. Ora in quest'altro mettiamo, quindi terza, come si dice? Seconda. No, è la terza. È il terzo rotolo. Ricotta, prosciutto crudo, sì, e spinaci. Ripetete, aiutatemi. Spinaci, prosciutto crudo e formaggio. E questo, melanzane e funghetto, olivetta giasche e formaggio. No, sono io che stavo No, dentro. Tranquilla, io sono qui per questo. Ora un cucchiaio. Un cucchiaio. Un cucchiaio. Vai. Thanks. Mettiamo. Ecco. Devo guardare. Potevo fare di peggio. Potevo fare di peggio. Accontentiamoci. Non andare sui bordi, altrimenti poi. Sì, infatti era quello che cercavo di fare. Buon, che profumo queste melanzane. Io approfitto ancora delle ultime melanzane, ma ormai siamo alla fine. Però. Oh, scusa. Non sto un attimo fermo. No, attimo. Sono elettrica. Se ti metti in confronto con mia mamma, guarda, io sono più elettrica di te. Però, stendiamo le mani. Tra tutte e due, siamo elettriche lo stesso. A posto. Facciamo scintille. Sì. Poi mettiamo le olive. Sì, quando io mi faccio il frisè, sembra che io mi sono... ho preso la corrente, ecco. Questo... Un po', aspetta, un po' qui e un po' lì, così almeno quando tagliamo la fetta. L'oliva c'è a tutti, perché altrimenti poi chi becca l'oliva si fa. Sì, io metto solo tutto, per esempio, se mi dici mettimi lo zucchero a velo solo da... Mettimi lo zucchero a velo. Tutto intorno. Ecco. È modesta. Io faccio così. Boom. Ma ti ho detto tutto intorno. Vabbè. Invece chissà perché cade tutto da una parte. Vabbè. E chissà chi è stato, ma non sì, lo ma so. Sì. Aspetta che adesso, guarda, che faccio, esce tutto fuori, quindi facciamo così, guarda. 1, 2, 3, sei pronta? Via! Yeah! Vai yeah. Dentro, tu che ti devi andare a cuocere. Dentro. Devi andare a cuocere. Comando io sono la cuoca. E soffia. Ora lo facciamo così. Okay. Ecco. Aspetta, prima sulla teglia. Ah, giusto, prima sulla teglia. Perché rullo di tamburi. Sofia, no, prendilo te. Prendilo te, devi imparare anche te, vai. Yeah. Mamma mia, adesso diventa il doppio, si allunga. Vai, spennella anche questo, codesto. Bravo. Mamma, vieni. Piano. Scusa. Adesso arriva anche di là. Nella casa di fronte. Palazzo di fronte. Quindi spennelliamo con un tuorlo d'uovo e un pochino di latte, abbiamo detto, e cuociamo in forno per circa 30-35 minuti a 180 gradi. E io che cos'è che non ho fatto? Non ho acceso il forno! Ma tanto ormai, proprio un vizio. Vabbè. Poi, Sofia, possiamo anche, io adesso do delle idee così, possiamo anche a chi piace cospargere la superficie con dei semi di, semi di sesamo, oppure con semi di papavero, così, anzi, lo facciamo? Poi quel pezzettino lo mangio io, perché a casa i semi non piacciono tanto, eh? Eccoli qua, li mangio solo io, tipo, c'ho anche un appellativo, dicono che io mangio i semi di gallina. Va bene, no, aspetta, questa non è, aspetta, ho letto uva, non è uva. Semi di quinoa, no. Ah, ho letto uva, no. Allora, questi sono dei semi di... mixi, io che misti, bene, ce la posso fare, solo un pezzettino, perché altrimenti poi non lo mangio, tipo il pezzettino così, so, questo lo mangio io, va bene? No, Sofia, quanto ne hai messo? Vabbè, dai, un pochino, cioè è andato a finire anche di là, va bene, va bene, come devo fare io? Sono buoni i semi e fanno bene. Bambini, mangiate i semini, fate come me. Ecco questo. Comunque, io volevo chiudere la diretta, volevo lasciarvi con l'assaggio. Ah, cioè, un disastro. Vabbè. Vi ricordo che il mio specialissimo voto è questo, certo, qua. Dobbiamo fare andrà su Instagram, lo metterò su Instagram, ma anche su Facebook. Però questo pezzettino perché sta qua? Oh, lo devo mangiare io. Allora, amici, io vi saluto. Con questo bocconcino e io vado a fare la storia per sì. Dirvi e poi cos'altro, mi raccomando, rifate queste ricette, tutte le nostre ricette, vi ricordo di andare sul sito tinaincucina.it, mi sta rubando la merenda, e poi
postate le foto sul nostro gruppo di cucina. Gruppo Facebook, Tina in cucina, abbiamo un gruppo di cucina e quindi voglio vedere le vostre foto. Siete bravissimi anche voi. Allora, un bacione grande grande, grazie. Non è accaduto, no? E alla prossima ricetta. Anche a me però. In copia. Devastante.